Un percorso di oltre 26 chilometri in bici e di corsa lungo le sponde del Bisenzio. Domenica 4 novembre si corre a Duathlon Città di Prato, gara competitiva organizzata dalla BBSEA con il patrocinio del Comune di Prato. È una manifestazione sportiva importante, è la prima volta che noi ospitiamo questa nuova disciplina. Per noi è un onore e anche un modo per appunto, incentivare in maniera particolare appunto, lo sport nella nostra città. E, ovviamente è un modo anche per promuovere il nostro territorio nell'ambito di quello che è appunto il progetto più ampio di reversibility e quindi di riqualificazione di tutta l'area del Lungo Bisenzio. Tra i percorsi previsti, con partenza alle 12. Per partecipare è necessario il certificato medico di triathlon. Per ora si sono iscritti 90 atleti, provenienti anche da fuori Toscana. Una gara agonistica, competitiva, composta da tre frazioni senza interruzione. Il percorso con punto logistico su Piazza del Ponsaglio. La prima frazione di corsa parte da Piazza del Ponsaglio e va verso Santa Lucia, passa il ponte Aguado e rientra sulla pista ciclabile, tutta pista ciclabile. La seconda frazione di biciclette, dopo aver cambiato le scarpette, la bici, eccetera, gli atleti ripartono sul Viale Galilei, che sarà interamente chiuso al traffico, fino a Santa Lucia, verso l'anfiteatro. Si rientra in zona cambio, si ricambia le scarpette, si riparte a piedi, invece questa volta si va verso Piazza Mercatale, entrando in piazza dal Bastione alle Forche, attraversando il ponte di Porta Mercatale e tornando via la pista ciclabile verso il ponte Dattini e diciamo, verso la linea di finish.